Siamo tutti. Allora, l'ultima cosa era puntare il mordente. Un progetto che va avanti da 3 anni è la nave scuola, che fa, è un po' nel codice genetico del... Chiudi le finestre, sennò tu prendi pure... Esatto. È nel codice genetico del Teatro Valle. Come diciamo, il Teatro Valle ha un impianto scenico del 1800, anche se è nato nel 1727 ed era, il teatro era in legno, il palco corrisponde al cortile, e poi ci sono stati vari incidenti, incendi, cose varie, l'hanno ricostruito in muratura, fatto dal Valadier. Però così com'è adesso la struttura tecnica e macchinistica, risale a 200 anni fa. E a Roma credo che ce ne sia forse il Quirino, il Valle e pochi altri, non c'è nulla di elettronico. Cioè, le americane invece che scendere col pulsantino, come succede in tanti anni, sono tutte a mano. E invece di avere, quindi, questo vuol dire che tu la luce la puoi spostare dove vuoi. Se uno, insomma, penso conoscete la graticcia, no? Gratice sono la graticcia a tutti questi assi di legno e ti permette un'infinità di variazioni macchinistiche, sia a livello di luci, sia a livello di elementi scenici appesi, quinte, fondali, le puoi spostare come vuoi. Questa è la bellezza anche dei teatri all'italiana. La graticcia del Teatro Valle è di 18 metri, la torre scenica è una delle più alte, insomma. Perché venivano, insomma, una nota storica, venivano fatte in questa maniera per nascondere i fondali e quinte, in modo tale che i cambi scena erano spesso non erano a vista, e le scene erano quasi tutte prospettiche e bidimensionali, non esisteva il masso, la cosa, era tutto dipinto essenzialmente. E anche i movimenti scenici venivano usati grazie alla graticcia, quindi, che ne so, l'angelo che vola, le onde, erano tutte delle cose tramite la graticcia. Questo è un sapere storico pazzesco. C'è qualcuno che ci ha proposto anche, insomma, che insomma, sta cercando di fare una petizione di far riconoscere questo patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, perché in effetti è un modo di lavorare teatrale molto, molto antico. Esatto, sì. L'altra cosa meravigliosa è che i primi macchinisti del valle erano dei marinai che hanno insegnato i nodi, come si tira su, velocità del movimento, eccetera, eccetera. Infatti, anche per questo si chiama nave scuola. Tra l'altro, il valle c'ha tipo ben 4 scale a chiocciola, come le navi. Infatti, quando dormi dentro al valle ti senti quasi come dentro una nave, addirittura hai proprio la sensazione, Sì. no? Di essere accolto dentro il grembo di una nave. Sì, poi Il maestro d'ascia. Esatto. Esatto. Sì. Quindi il progetto nave scuola corrisponde in una formazione circolare dei tecnici del palco. Quindi, appunto, si insegna i rudimenti teorici e poi, soprattutto quest'anno, chi si è assegnato alla nave scuola si segue tutta la programmazione per fare tirocinio, per fare continuamente esperienza. Nei mestieri del palco, che sono fonica, macchinistica, illuminotecnica, e quest'anno abbiamo messo anche il videomapping. È chiaro che è una ricchezza pazzesca, sia per chi apprende, sia per chi riceve, perché spesso a insegnare sono persone che hanno tantissime cose, ma non hanno mai insegnato così direttamente. Magari c'erano appunto sempre il tirocinante, però mettersi lì e raccontare la propria esperienza e raccontare i propri segreti, non capita spessissimo. Nel luogo dove tu hai lavorato da 30 anni, da 20 anni. Per esempio, io facevo laboratorio di scenografia e avevo una frutta di cartapesta che non mi ha aiutato a fare
Niente. Che appunto questa cosa viene molto differente dall'abitudine di mantenere i segreti per farne dopo uno strumento, no? Per poter trovare il lavoro rispetto ad altri e poter avere dei ruoli più importanti rispetto ad altri. Invece la condivisione dei saperi, quindi cambia, modifica anche il tuo rapporto, la tua relazione umana con gli altri. E questa è una cosa bellissima. Adesso, quello che è successo molto bello in questi 3 anni, è che alcune persone che si sono formate sono diventate formatori o organizzatori della nave scuola. E questo penso sia una cosa che dà ancora più valore alla nostra esperienza. Una ragazza che non ha mai fatto fonica ha imparato sia dal fonico che c'era, ma sia da alcuni fonici che venivano a darci una mano, perché appunto per il tecnico spesso è discontinuo, però stavamo per un periodo, soprattutto per il primo anno, dove avevamo tantissimi concerti, e quindi si mettevano accanto al fonico ed imparavano, hanno imparato un mestiere, un attore. E ha imparato a fare l'illuminotecnico e ha trovato in molti lavori come illuminotecnico. E quindi, per esempio, questa ragazza in particolare adesso è una delle organizzatrici, insieme al macchinista storico, della nave scuola. E quindi sa da dentro anche di cosa. Che tipo di formazione dare, anche con la voglia di fare delle masterclass con degli illuminotecnici che sono venuti, sono transitati, si sono innamorati del posto. Per esempio, abbiamo collaborato per un periodo con Michelangelo del Teatro Il Ruvo di Puglia, Campanale, mitico, una persona proprio amore. Sì. A un certo punto la sceneggiatura passa in secondo piano, la drammatizzazione, ma La sposa sirena l'abbiamo portata, infatti, e anche un laboratorio di preparazione alla sposa sirena. Ma Michelangelo per un primo periodo ha partecipato, oltre ai suoi spettacoli, ha partecipato anche alla produzione Il macello di Giobbe, che è un paravidino. Poi ci sono stati problemi tecnici, organizzativi, e insomma ha deciso di non starci più, però ha fatto tutto un periodo di formazione. Quindi anche questi tecnici che passano, questi maestri, spesso hanno piacere a condividere i loro saperi, anche se solo temporalmente breve, li lasciano e poi adesso, per esempio, il teatro non è più gestito da Mauro Persichini, il macchinista, ma è gestito dai ragazzi che si sono formati con lui. È chiaro che per essere un vero tecnico devi avere perlomeno 10 anni di mestiere, però insomma, conoscono la macchina scenica, la sanno far andare avanti. E questo fa parte della formazione circolare, cosa che per noi è uno dei punti di valore e vale anche per un altro progetto che si chiama Tanzait, sulla danza, che è un progetto berlinese, fatto da una coreografa berlinese e italiana trapiantata a Berlino, e prevede la formazione nelle scuole dell'obbligo, elementari, medie, liceo, in Germania. Adesso praticamente a Berlino sono quasi tutte le scuole coinvolte. Prevede l'educazione alla danza contemporanea fatta da danzatori professionisti e non solo da formatori. I danzatori professionisti vengono formati a come si insegna, al tempo stesso formano dei nuovi ragazzi che diventano a loro volta formatori, oltre che adesso Tanzait a Berlino ha due compagnie. Una, diciamo, di professionisti e una di usciti da questi laboratori. Ed è una formazione circolare che si va a chiudere. Ed è una cosa che un piccolo modello che abbiamo preso e stiamo facendo anche da 2 anni. Abbiamo formato dei danzatori professionisti. Quest'anno abbiamo fatto con due classi un periodo di 1 settimana. Il prossimo anno la vogliamo ricontinuare. Il tutto con la collaborazione del Goethe Institute. Tutto ciò perché la cosa sempre paradossale è che noi siamo molto riconosciuti dalle istituzioni culturali estere, dall'università, ma non da quelle ufficiali, regione, ministero e comune. Sono le uniche istituzioni che ci mancano sono queste tre. Per il resto, le università ce l'abbiamo, gli istituti esteri ce l'abbiamo. Istituto svizzero.
l'Accademia Francese, l'Istituto Polacco, ultimamente l'Istituto Lituano, e non è come Roma Europa che ha i soldi dell'ambasciata, è direttamente l'istituto culturale che apprezza il lavoro che facciamo e si mette in collaborazione con noi. Forma il pubblico anche, quindi è come l'istruzione, è come le fondamenta, cioè l'infanzia per l'essere umano, per cui nel momento in cui tu intervieni lì è chiaro che produci quei degli Esatto, effetti. è come per la formazione, quella che avviene sulla lirica. Anche quella è abbastanza circolare, cioè vengono prima educati gli insegnanti all'opera lirica. Questo, non siamo, questo metodo l'ha inventato Europa Incanto, però insomma, è molto vicino a noi, quindi si fa coprogettazione, altra parola importante. E, quindi formano prima gli insegnanti, vengono al Valle tipo 300 insegnanti a cantare le arie del Rigoletto, di quest'anno è stato il Barbiere di Siviglia. Stanno là 2 o 3 ore con l'insegnante al pianoforte, gli danno a tutti un libretto con CD, la storia, le arie, come si fa i costumi, anche tutto il libretto è uno strumento utilissimo, non è semplicemente lo spartito, è proprio un approccio all'opera. Quindi vengono prima educate le insegnanti, poi loro fanno un lavoro con i ragazzi. I ragazzi al tempo stesso attaccano dei siluri così ai genitori, perché parlando poi con i genitori, loro magari non apprezzavano la lirica, con il proprio figlio gli racconta tutta la storia, il Rigoletto, le cose, e iniziano a appassionarsi a un altro mondo. Capiscono che comunque la lirica era un tempo, era storia, erano invece della radio si raccontavano, si cantavano le arie, eccetera, eccetera. E poi sul palco arrivano con i costumi e partecipano a piccoli pezzi dello spettacolo per classi, con i genitori tutti attorno nei palchetti. E quindi non è neanche uno spettacolo, ma è un happening, cioè è proprio un momento catartico. Appunto, con anche quei limiti, no? Magari è quasi vicina all'animazione in qualche modo, però sai che ci sono dei professionisti che lo fanno, sai che non è un saggio, perché ci sono dei professionisti, al tempo stesso i bambini che fanno le cose non è che fanno tutto lo spettacolo, però c'è un coinvolgimento diretto. I genitori stessi sanno le arie perché gliel'hanno raccontate, perché sto CD l'hanno messo in macchina mentre cucinano, in qualsiasi situazione. E quindi quello diventa un momento catartico. E lì, sempre per quel fenomeno di piazza, persone che non erano mai state al Valle, che magari vengono da Tor Vaglianica o da lontano, capiscono che quello è un altro tipo di luogo. Poi, tra l'altro, questo progetto è arrivato al Valle perché il Teatro dell'Opera non lo faceva più, perché non aveva più messo a disposizione il teatro e i fondi per poterlo fare. E questo è, come dire, dà ancora più l'idea di come un modello possa funzionare, no? Perché adesso il Teatro dell'Opera è sotto una montagna di debiti, non riesce a portare avanti la stagione, e invece da noi questo progetto è andato benissimo, anzi quest'ultimo anno ha aumentato ancora di più le classi e le presenze che ci sono state, arrivavano da Frascati, arrivavano da tutta Roma e oltre, insomma. Hanno vinto anche un premio come metodologia sull'opera lirica. Quindi, insomma, quando il lavoro poi ti ritorna indietro è un grande risultato. Sì. Sì, c'è chi ce l'ha, però è chiaro che appunto adesso il passaggio successivo che dovremmo fare il prossimo anno è quello di fare le matine per i ragazzi. Noi fino adesso abbiamo fatto sempre delle pomeridiane appunto per le famiglie. Il passaggio successivo sono le matinee.
Esatto. Però, per esempio, un'altra esperienza interessante è stata con le scuole francesi. È venuto uno spettacolo francese di commedia dell'arte e sono stati 3 giorni di matinée con questa compagnia organizzatissima, molto bravi, e hanno fatto tutto il lavoro sui licei e sulle scuole francesi. Tutto il lavoro sulle giovani generazioni. Esatto, per esempio il gruppo di teatro ragazzi, quello che vi dicevo prima, di soci fondatori, che adesso si è un pochino ridimensionato, però ha molto lavorato su fare formazione per gli insegnanti, ha fatto tutta una serie di laboratori esperienziali sulla fiaba, sul racconto, su delle metodologie. Insomma, il lavoro è quello di spesso di formare formatori, perché ce n'è gran bisogno. La scuola inizia purtroppo a retrocedere, e allora diventa in qualche modo diventa un altro tipo di welfare quello che offriamo. Quindi noi abbiamo fatto molti laboratori esperienziali, abbiamo fatto laboratori. L'altro passaggio che vorremmo fare i laboratori nelle scuole anche. Sì. E anche però, per esempio, quando faremo gli spettacoli per i ragazzi. L'idea è quella di formare prima la visione dello spettacolo, cioè prepararli alla visione dello spettacolo e quindi o andare direttamente nelle classi o offrire delle schede didattiche fatte molto bene, fargli vedere lo spettacolo, parlarne dopo e poi magari offrire anche una scheda di ritorno ai ragazzi stessi nella classe. Quindi il lavoro, come al solito, per essere non un puro evento, deve essere prima, durante e dopo, perché così chiudi il cerchio. Esatto. Come sa molto bene la professoressa, preparare gli spettacoli, preparare i ragazzi allo spettacolo ha un valore aggiunto pazzesco, perché tu capisci quel linguaggio, magari poi uno ne parla e dice non mi è piaciuto lo spettacolo, però tu sai qual è la storia, qual è la tematica. Ti inizi a discutere su quali sono i codici linguistici che non ti sono piaciuti o ti sono piaciuti, e quindi fai un'opera di critica, cosa che invece spesso l'adulto si limita a dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto, ma invece cosa non ti è piaciuto, cosa tu ci avresti visto, e quindi c'è anche un'opera di immaginazione, non solo di critica. E questo per i ragazzi è molto fattibile, è molto divertente. Non so, ci vuoi raccontare la tua esperienza? No, diciamo che si fa sempre questo lavoro preparatorio, sia pur limitato certe volte alla narrazione della trama oppure all'inquadramento dell'autore. E poi dopo aver visto lo spettacolo si analizzano le varie componenti, la musica, le immagini, no, vengono fuori delle cose interessanti. Quindi anche nel post trovi. Si possa fare un bel lavoro, anzi. I ragazzi a volte pensano a cose che noi neanche immaginiamo, quindi danno un contributo. Poi sono schietti, sono sinceri, dicono mi sono annoiato, ma poteva andare così. Ecco. Purtroppo magari non sono proprio sempre avvezzi perché l'istituto Sì, tecnico a volte viene sempre considerato un secondo piano rispetto infatti, è quello ai ragazzi. classico dello scientifico. Invece essere li ha portati a teatro e loro ovviamente come quelli che non hanno nessun background, Sì, sono più naif, diciamo. ma soprattutto sono molto schietti, Sì, sinceri e infatti. io ho notato invece più partecipazione, Sì, più partecipazione è vero, è vero. da parte loro, Sì, perché per loro rappresenta una novità, assolutamente. no? Sì, poi dipende sempre dall'insegnante, ci sono gli insegnanti che vengono, finiscono di prendere il programma che avevano lasciato No, no, è perché è comunque. proprio anzi, ben vengano occasioni di questo genere, perché E la radio, il teatro è lo strumento pratico più diretto di trasmissione della cultura, per cui alla fine la subisci, anche se non vuoi andare a leggere, la subisci ed è molto positivo. Beh, è successo una volta, per esempio, vabbè, io l'avevo picchiato con i bambini anche a scuola dell'infanzia, dove non puoi fare magari un lavoro come lo fai magari con un liceale oppure con ragazzi di scuola media, elementare, quindi capire il testo, queste cose qua. E c'era questa cosa carina che le insegnanti avevano preparato invece i bambini al buio, perché i bambini non erano mai stati a teatro, quindi per loro arrivare in un teatro e vedono le luci che si spengono, Sì. e avevano fatto questa preparazione al buio, quindi in classe avevano un po' ricostruito quella che è l'area del teatro, spegnere le luci, il buio che le luci che si accendono. E c'erano loro che arrivavano tutti in fila,
invece no, perché con i bambini, perché per ogni fascia d'età hai un determinato tipo di linguaggio da adottare, una determinata metodologia, e quindi con loro c'era stata questa preparazione al buio, che sembra una cosa scontata, ma in realtà non lo è. Per loro non lo è. Ma anche poi per evitare quel... L'altra cosa che rischia di sempre di svalorizzare le arti è il consumo culturale. Cioè, il mero consumo di un evento, di un prodotto culturale, diventa solo ingerire qualcosa e non farne ricchezza. Quindi parlarne dopo, come avviene, no? Noi vediamo uno spettacolo e ne parliamo dopo. Con un ragazzo, con un liceale, con un bambino, assume ancora più valore, perché quel parlare... si mettono in condivisione emozioni, critiche, immaginazione, e quindi si dà ancora più valore all'evento. Tutto quel lavoro, no, che si fa sul pubblico, se uno lo rende solo consumistico, tu dopo un po' non cresci gli spettatori, semplicemente gli stai nutrendo con della pappa. Perché una volta finito, vabbè, ho visto quello, sì, mi è piaciuto, salto le luci, basta, è finito la loro relazione con l'opera. Mentre invece metterli sempre in una condizione di scoperta, di sapere, sicuramente con i ragazzi in qualche modo hai la scuola che fa da rete, è importante. Però anche con il pubblico in generale questo è un lavoro che bisogna sempre tenerne conto. Torniamo subito dopo lo sketch, cioè, finito lo spettacolo, loro non vanno mai via, soprattutto con i matinè, c'è sempre il momento domande, avete da fare delle domande, avete delle osservazioni, quindi è proprio una cosa fresca, anche perché poi vanno via, non c'è più tempo di recuperarli, anche per noi stessi, per capire che cosa funziona e che cosa non funziona, e quindi dobbiamo farlo sul momento, quindi c'è sempre quel quarto d'ora, quei 20 minuti dove, vabbè, le domande più assurde, le osservazioni più impressionanti, tipo io lavoro con i pupazzi e quindi capita che c'è un pupazzo che viene manovrato a manovera, allora quindi c'è il bambino che ti chiede, ma chi lo muoveva quel pupazzo? Si guarda l'altro e facciamo noi, secondo voi chi di noi due, perché siamo in due? Lei, perché lei c'ha l'anello alla mano, cioè loro hanno notato un particolare che non avrebbe mai notato nessuno, che per esempio chi ha indossato il pupazzo a manovera non aveva un anello e non ha notato che io ce l'ho. Cioè, cose assurde che tu dici, vabbè, da lontano, come fanno invece? Ti sembrava che in realtà non ti stavano prestando attenzione, ma in realtà loro hanno attenzione, è l'attenzione ai massimi livelli. Sì. Cose assurde. Un lavoro che facciamo sul pubblico, che è utile, è un lavoro spesso di chiacchierarci prima, quindi chi accoglie alla cassa tutto quel lavoro sulla quota di complicità, gli viene detto dove stanno, che possono dare di più, di meno, dove vanno i soldi, e quindi quella è una prima attenzione. Chi fa accoglienza ha sempre una certa disponibilità a parlare, a raccontargli, non solo strappare, non c'è solo quell'automatismo lì. L'altra cosa, spesso c'è qualcuno di noi in sala che introduce anche allo spettacolo, però magari introduce alla situazione storica in cui sta il Teatro Valle. Siamo andati dal sindaco, è successo questo, non è successo questo, oppure la fondazione sta a questo punto, oppure c'è questa manifestazione che non è tanto la manifestazione, andiamo a camminare, quindi io non sono coinvolto perché mi sono rotto le palle di fare la manifestazione. Magari è proprio sui beni comuni, magari è sul diritto all'abitare, magari è su cose che ci riguardano. Quindi far risultare quel luogo non tanto il luogo del mero evento, anche una volta seduti, ma un minimo, senza attaccare le pezze, però un minimo dargli, no, diversa consapevolezza. Spesso quando facciamo il cinema anche, ci sono gli autori e poi se ne parla dopo, con gli autori, con l'attore, e quello è un altro momento che, insomma, raro, insomma, importante. Sì, addirittura adesso si sta sperimentando la possibilità proprio con i film, col cinema, di invitare il regista o gli attori a dire qualcosa prima del film, in modo tale che è molto utile, in modo tale che il pubblico, cioè, dopo affronta il film sapendo anche qualche retroscena, sapendo un po' com'è nato, le difficoltà che ci sono state, e quello è fondamentale. Tra l'altro poi proprio col cinema abbiamo aumentato le nostre collaborazioni istituzionali, perché abbiamo ospitato una rassegna georgiana, per esempio, con l'ambasciata georgiana che ci ha appoggiato e ha fatto da partner per questa rassegna.
poi abbiamo venuto Amos Gitai, e insomma abbiamo veramente ospiti importanti e film che in Italia non vengono distribuiti e che trovano al Valle uno spazio dove poter essere mostrati. Beh, il gruppo Cinema, Esatto, quello è un altro quello gruppo. è un altro gruppo che non è nato dalle assemblee dei soci, ma è nato lentamente. E là magari ci sono persone che per mancanza di tempo stanno solo nel gruppo Cinema, però sono attive, però magari uno poi li coinvolge nel pulire cessi, nella comunicazione, in tutta una serie di cose, e con degli appuntamenti che si danno di riunioni, dove dentro c'è appunto il produttore indipendente, l'appassionata di cinema, due di noi, il giornalista che magari appunto si occupa di critica cinematografica e lavora più in radio e non ha tempo per farsi tutte le assemblee, e ha creato una serie di persone che sono attaccate e sono responsabili di quel progetto. E questo fa un po' parte della coprogettazione artistica. Ne stavamo parlando prima. Allora, come stavo dicendo, il primo anno è stato di, diciamo, un po' mainstream, un po' un festival che è durato un anno, quindi delirio. Quindi, Delle serate flusso, dici. esatto, delirio con una cosa molto interessante che sono le serate flusso, cioè delle serate in cui per dare spazio a tutte le persone che volevano portare la loro solidarietà, si andava da Francesca Reggiani che faceva un pezzo di 10 minuti a Guido De Togni che raccontava i beni comuni cantando, non lo so adesso per dire, però quindi dallo sconosciuto al conosciuto, entrambi con la stessa modalità, 10 minuti, guerriglia palco, quindi luce piazzata, microfono, leggio, via, al massimo jack per la chitarra. E quindi come fosse un open mic. E queste sono state delle serate flusso che sono andate avanti per, insomma, il primo mese dell'occupazione, e ha permesso a tante persone che volevano esserci di poter esserci, ha permesso di praticamente quasi reinventare la rivista, anche se poi non l'abbiamo sviluppata, diciamo, registicamente, però si poteva andare verso la rivista. E poi con più o meno ogni giorno quasi c'era un evento. Dall'assemblea allo spettacolo, al concerto, è stato un festival, quindi puro delirio, cose bellissime, a rischio appunto, a rischio di fare proprio eventi su eventi, però è stato un modo anche per, c'erano tante persone che volevano venire e la difficoltà di dire di no, cercavamo un minimo di fare un minimo di scelta e di incastrare le cose. Il secondo anno invece è stata già una prima progettazione più ampia, con le cinque stagioni, ma quando abbiamo fatto le permanenze? Non mi ricordo più. Nel primo anno? Nel secondo anno? Ah, sì, è vero. Sì, il secondo anno l'abbiamo chiamata Le cinque stagioni. Quindi ogni stagione aveva un poster art fatto da un autore diverso. Quindi c'era l'autunno, insomma, tutte le stagioni, però l'idea di fare cinque stagioni come fosse un ciclo continuo e non fermare il teatro era una cosa sempre per quell'accesso continuo al teatro, per quella vita che questi posti possono generare, e quindi anche l'estate. Poi magari sul Ferragosto vi raccontiamo altri episodi divertenti, però. Quindi il secondo anno è stata, l'abbiamo chiamata Le cinque stagioni, abbiamo fatto una serie di permanenze, quindi una sperimentazione di portare appunto, insomma, la danza, portare Res Extensa che ha portato il suo spettacolo, ma al tempo stesso ha portato altre compagnie. Quindi nella settimana di Res Extensa lei ha fatto una mini direzione artistica. È venuto Raimondi e Caporossi, ha fatto un suo spettacolo l'ultimo giorno, ma negli altri 6 giorni ha portato una compagnia giovane, una banda musicale, un laboratorio aperto, la possibilità a questi spesso maestri, altre giovani compagnie, di sperimentare dei moduli da una settimana di direzione artistica. E questo, insomma, ha permesso di lavorare anche sia su maestri che era da un po' che non lavoravano, sia di aprire di più sulla drammaturgia contemporanea, sia di portare la danza, perché appunto è la Cenerentola, però
quel palco, nonostante non è che proprio si presti perché c'è una pendenza al 5%, però era appunto per formare pubblico, per portare della scrittura scenica corporea. E quest'ultimo anno è stato un anno di coprogettato insieme ad altri artisti. Quindi c'era un pezzo affidato all'opera lirica, un pezzo soprattutto sulla formazione affidato a Fausto Paravidino e Cristian Ceresoli, che hanno fatto dei progetti circolari di formazione alla scrittura, uno più orientato verso, diciamo, orientato alla produzione. Fausto Paravidino ha fatto, questo è il terzo, probabilmente l'ultimo anno di Crisi, dove ci sono una serie di autori che vengono, gli attori che mettono in scena, che scrivono anche e mettono in scena le cose che gli autori fanno, e Fausto Paravidino, che è una sorta di maestro cerimoniere, che dà dei contributi sull'autore, al tempo stesso indica un po' agli attori come lavorare, e poi si faceva un lavoro di cornice sulla drammaturgia di Shakespeare, come era costruita, dove andava, e su Giobbe. Da lì poi infatti lui ha scritto il testo che adesso stiamo producendo. La storia di Giobbe era stata presa come storia emblematica riguardo a qualcosa che ti arriva, no? Come la crisi, e tu non sai spiegare cosa che ti è arrivato sulla testa, e quindi la storia di Giobbe come emblematica dell'essere umano in mezzo alla crisi, no? E da lì è nato proprio la scrittura del macello di Giobbe. Poi hanno invitato dei biblisti, teologi, filosofi, lo scontro tra economisti, c'è stato proprio un contest tra un economista iperliberale dello studio Bruno Leoni di Roma, anzi iperliberista più che liberale, e dall'altra parte invece Andrea Baranes, che è un economista invece presidente della Fondazione Banca Etica, e quindi con idee totalmente differenti, e con Fausto che faceva da moderatore, soprattutto moderatore, diciamo, rispetto alle domande che dovevano arrivare, delle domande secche, no? Domande precise, ed ha funzionato molto bene, è stato molto molto bello. Sarebbe bello anche riproporlo proprio come format di spettacolo discussione, perché è una cosa molto meglio che avere una persona che fa la sua relazione e basta, ecco. E questo, per esempio, sulla drammaturgia contemporanea, diciamo, più improntata alla scrittura che alla scrittura scenica, ci abbiamo lavorato molto, e questo ha creato una sorta di vivaio di persone interessate allo scrivere, al formarsi, a prendersi in cura il teatro. E quindi questi testi che venivano prodotti dentro Crisi venivano poi portati in altri teatri. Oppure, quest'anno è stato un altro esperimento, perché appunto la parola importante che nel nostro paese è molto bandita è sperimentare. Lì noi ci siamo presi il tempo di sperimentare a livello giuridico, politico, artistico. Quindi quest'anno abbiamo sperimentato la mise in espace di nuovi testi di drammaturghi tendenzialmente non italiani, ma anche italiani, o drammaturghi che stanno dentro Crisi, con questo progetto si chiama Orazio, dove fanno tipo una mise in espace col copione, 4 giorni di prove con qualcuno del gruppo di Crisi che fa diciamo la regia, gli attori di Crisi, ma anche non solo, perché magari qualcuno si porta anche altri attori, e un aperitivo dentro l'aperitivo ci stava bicchiere di vino, assaggino e biglietto per entrare, in un orario che andava subito dopo l'aperitivo, che era tipo le 8, in modo tale che per le 9:30 avevi finito, quindi se volevi continuare a mangiare andavi al baretto davanti, oppure stavi là, continuavi a bere e ne parlavi. Con poi discussione con l'autore, o su Skype se stava in Bulgaria, come è successo, oppure dal vivo lì per lì. E questo ha creato un altro tipo di comunità, la comunità degli scrittori drammaturghi, che hanno capito che quello può essere un centro di drammaturgia contemporanea. Con degli agganci adesso per il prossimo anno, probabilmente con la Royal Cart, che è un centro di drammaturgia inglese. Questo proprio perché ogni processo più è circolare, più mette in moto non solo
gli artisti, ma mette in moto anche la cura verso lo spazio, perché questi scrittori adesso comunque spesso vengono all'assemblea o quantomeno Orazio, quando c'era Orazio ci pensavano loro alla cura del teatro, pulire, fare comunicazione, tenere il bar, e non è che erano stranieri, erano sempre gli stessi che magari erano più concentrati nella stanza a scrivere, ma nel momento in cui c'era Orazio erano, diciamo, i gestori del posto. La stessa cosa simile è successa anche con Rabbia, che è un altro diciamo, processo di scrittura orientata alla produzione. Rabbia vede una partecipazione, diciamo, più massiccia anche degli occupanti del Valle, e i testi sono finalizzati a produzioni, diciamo, di vario genere, può essere per teatro, può essere una sitcom, può essere per internet, per il web, può essere per la TV, può essere qualsiasi cosa. E nell'evolversi del lavoro dopo si vede dove può andare a parare. Christian Ceresoli è molto bravo, tra l'altro, in questo tipo di lavoro. Però appunto sia Crisi che Rabbia e insomma anche altri progetti che poi andranno a nascere stanno configurando la possibilità proprio di diventare un centro di produzione vero e proprio. Ed è quello un po' quello che ci siamo un po' riscoperti nel vederci, nell'osservarci diventare, perché ora adesso appunto ci sarà il debutto della prima produzione, diciamo, che viene appunto al lavoro di Crisi del Macello di Giobbe a settembre, se tutto va bene. E però insomma in prospettiva sia Crisi ha già dei testi che sono chiusi e quindi su cui si potrebbe lavorare per portarli a una vera e propria produzione e quindi diventare poi un centro che produce drammaturgia contemporanea come era, diciamo, nelle intenzioni iniziali. Al tempo stesso, ecco, l'altra cosa, per esempio, che i teatri non hanno, il progetto Orazio ha creato un comitato di lettura, quindi leggere dei testi per poi usarli in Orazio è abbastanza non usuale nel nostro paese. In tutto ciò la cosa divertente è che il comitato di lettura è un lavoro che viene fatto anche da tutta Italia, cioè chi sta a Genova si scrivono, si mandano i testi, chi sta spesso nel comitato di lettura non ha il tempo magari per mettere in scena le cose, però viene alle riunioni del comitato di lettura e si ridistribuiscono i testi, quindi si fa un lavoro anche di scoperta di testi diversi. E questo sempre appunto nell'ottica da una parte del vivaio, poter essere vivaio per un teatro è fondamentale, perché se no il teatro solo di ospitalità o di pura produzione ti schiaccia in un ambito, mentre invece appunto una serie di corollari e elimina le gerarchie. Esatto. Contribuiremo anche Bene, Allora, ricominciando, adesso volevamo focalizzare, diciamo, il lavoro su il concetto di azione, di un'azione che genera comunità, un'azione anche azioni performative, azioni di attraversamento di spazi
anche istituzionali in questo primo video che mostreremo, o anche no, azioni anche di occupazione, azioni all'interno di una manifestazione, in modo tale mostriamo qualche esempio, e poi iniziamo a lavorare su come possiamo immaginarci le azioni su spazi comuni, su un'idea di bene comune che genera comunità che poi prendono anche la responsabilità di gestione di questi beni. Va bene? Sì. No, questo perché, allora, appunto, se il nostro discorso sicuramente è abbastanza, insomma, tosto, radicale, però è anche coerente al lavoro fatto, nel senso, se l'arte deve essere, atto di trasformazione della società, allora l'arte deve stare nei meccanismi della società, deve usare il suo linguaggio per portare dei messaggi. Quindi, anche nella concezione chi è l'artista? L'artista è un cittadino che prova a trasformare la società ad essere pontiere in qualche modo. Però noi cittadini siamo anche persone che non, come dicevamo prima, non dobbiamo affidare la delega per forza ad amministratori, a delle persone. È chiaro che stiamo in una democrazia rappresentativa, ma in realtà la questione è riprendiamoci anche la capacità di decidere e di spingere su come vogliamo i cambiamenti, non più affidati solo ai momenti, diciamo, della rappresentazione, quindi le elezioni di per sé, ma anche quotidianamente nel nostro agire quotidiano cercare di spostare dei cambiamenti. Riappropriarci, Anche nei esatto. momenti elaborativi, non solo Esatto. Allora, in questo caso, per esempio, il primo video racconta di come Confindustria ha organizzato questa cosa che si chiama Stati Generali della Cultura. Con un manifesto, se lo andate a leggere, questo era di 2 anni fa, il manifesto era molto bello, proprio scritto tanto bene, simpatico, così, con l'ultima parte finale che diceva: viva i privati, devono fare tutto i privati in qualche modo. Però parlava di quanto è importante la cultura, la trasformazione, l'istruzione. Però era nell'ultima parte che affidava ai privati coloro che sono capaci di trasformare le cose. È chiaro, i privati non sono il male, però in un'ottica in cui per loro il pubblico deve arretrare, chiaramente è un attacco a un certo tipo di cultura, a un certo tipo di anche di aggregazione e anche a proposito, no, del consumismo culturale di cui parlavamo prima, è anche un modo per far rendere solo la cultura, quindi rendere anche la cultura un fattore di profitto economico e di mercato, assolutamente. Quindi hanno organizzato questi stati generali della cultura con tanto di benedizione di Napolitano, con tutta una serie di ministri che c'erano. E questa cosa, come dire, non ci poteva lasciare indifferenti. E quindi abbiamo deciso di parteciparvi. Ci siamo iscritti perché c'era un'iscrizione dove tutti si potevano iscrivere pubblicamente. E abbiamo deciso di andare a rompere le scatole. Chiaramente, essendoci napoletano, sicuramente la Digos, i cecchini, qualsiasi, cioè, non sapete le camionette che c'erano, abbiamo dovuto farle in una maniera, come dire, registicamente, pensare registicamente alla nostra azione. Ora, il video non rende benissimo qual era l'atto, poi ve lo racconto bene dopo, però abbiamo pensato a una serie di azioni di disturbo e una serie di azioni ritmiche per rompere la ritualità di questa messa laica confindustriale. Il futuro è nel passato. Scusa personalmente ai tanti che hanno faticato così tanto per entrare in questo teatro, mi pare che purtroppo che alla fine ci siamo riusciti. I passaggi del professor Giuliano Amato, intanto che devi farla finita, applaudivo. devi farla finita, devi farla finita, Oh, silenzio. Per il momento non mi riguarda, quindi sono contento.
situazionismo, due di noi hanno fatto finta di essere una coppia che litigava. Abbiamo alzato la temperatura energetica della situazione, hanno iniziato a litigare, poi hanno smesso e continuavano ogni tanto a litigare fino a che la Dilo se non l'ha presa e l'ha portato fuori. Con scene di psicodramma fatte davanti alla Digos che ci hanno creduto fino in fondo. Con il pubblico già un po' scioccato. In tutto ciò l'altra situazione assurda, c'era cioè il coro dei bambini che cantavano l'Inno d'Italia, due scuole portate lì a far vedere che anche i ragazzi erano d'accordo. Paradosso dei paradossi, c'era il ministro dell'istruzione e due giorni prima o il giorno prima c'era stata una manifestazione degli studenti medi che erano stati caricati e menati e il governo non aveva detto nulla. Quindi ora, anche no, per capire in che situazione stesso e in che contesto avvengono le cose. Buon uso delle risorse significa razionalizzare e funzionalizzare un'operazione che è stata impostata. Signor ministro, ma lei parla come un economista, perché non parla come un ministro della cultura? Lei ha le competenze. No, un momento. Sta parlando di economizzare, ma perché non parla di cultura? Perché non parla di quello che sta succedendo in questo paese? Non si è allarmati! Senta, risponda. Noi lavoriamo nel settore della cultura e non ce la facciamo più a sentire parole. Grazie. La Babele le norme burocratiche. Ministro, ma lei dice che è una tavola rotonda. Per piacere. Stati generali della cultura senza parlare dello stato dei lavoratori della cultura. C'è un lavoro, per piacere, basta. No, ma va benissimo, è uno dei temi importanti. Si è arretrata in maniera imbarazzante nella tutela dei diritti dei lavoratori. Prego, no, per piacere, sennò veramente diventa un'altra cosa, diventa un'altra cosa. Questo è molto grave, però io vorrei partire proprio... Scusi. Beh, non si può costruire... Scusi. Noi abbiamo bisogno di un piano quinquennale sulla formazione, sulla ricerca e sull'università. Io sono una studentessa e vorrei sapere per il mio presente cosa c'è. Io ho paura del mio presente a 21 anni. Nei prossimi 5 anni costruirai il tuo futuro. Certo. Ma cosa mi servono i privati se io non posso formarmi? Cosa divento da grande se non mi posso formare? No. Ma mi scusi. Soldi alla scuola privata, no? Mi scusi. E alle banche, Posizioni di lavoro ai nostri giovani. Mi scusi, ministro, ha parlato. No, una domanda, solo una domanda. Sì, mi dispiace, ma questa tavola rotonda, appunto, si chiuderà. E oggi pomeriggio i ministri che sono i miei punti di riferimento per la cultura e per l'istruzione non ci saranno. Allora io a chi mi devo rivolgere se non a loro? E perché c'è una tavola rotonda chiusa e senza dibattito se abbiamo parlato di introdurre i giovani all'interno del dibattito e delle scelte e delle decisioni? Vogliamo e dobbiamo ascoltare il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato. Grazie. La ritualità di questa appunto messa laica, ci siamo inventati questa cosa banale, però di alzarci, fare una domanda, essere molto diretti, sia con domande ci eravamo preparati ma sia agganciate alle cose che stavano lì, e poi risederci in modo tale che le guardie che c'erano, ed erano tante, non avessero il tempo di prenderci e spostarci come se fossimo dei semplici persone arrabbiate e non un gruppo organizzato. E quindi ritmicamente ogni tot, quando sentivamo l'esigenza, ci alzavamo, facevamo una domanda e ci risedevamo. Poi ci eravamo posizionati appunto la regia
l'avevamo studiata prima, nei giorni precedenti, al Cinema Palazzo, che è un altro spazio occupato a Roma, che aveva una platea dove ci eravamo posizionati, tra l'altro all'Elysée eravamo posizionati in posti molto differenti, ordini differenti, in modo tale da essere molto distanti l'uno dall'altro. E ha funzionato tutto molto bene perché in realtà abbiamo tutto ciò che dicevamo trovava molto consenso e molti applausi, appunti di risposta tra chi in platea c'era. E sostanzialmente abbiamo rovinato il loro piano di normalizzazione di qualcosa che in realtà era impresentabile, insomma. Sì, facciamo vedere il 15 anno. Allora, poi spesso abbiamo partecipato a delle manifestazioni. Il manifestare, cioè anche come gruppo, noi siamo un gruppo abbastanza critico e non omogeneo, per cui anche partecipare a una manifestazione ogni volta è abbastanza, cioè non semplice, perché siamo stanchi di alcune forme ritualizzate, perché alcune manifestazioni sono solo una serie di sigle, perché non si riesce mai a portare veramente fino in fondo l'obiettivo a casa, e quindi anche il come si manifesta diventa un quid, diventa una cosa importante. Poi appunto a Roma ci sono quasi una manifestazione al giorno, quindi il rischio di assuefazione è altissimo. E il rischio anche di stare all'interno di una ritualità della manifestazione, quindi il solito serpentone che gira per la città, è una questione. Noi ogni tanto, quando ci sono delle manifestazioni che sentiamo particolarmente vicino a noi, cerchiamo di rompere questa ritualità portando dei nostri contenuti, una nostra forma, una nostra modalità. L'ultima manifestazione è stata questa del 15 maggio, che era sui beni comuni, e noi l'abbiamo declinata sia sui beni comuni sia sul diritto alla città, cioè riappropriarsi degli spazi, riappropriarsi del tempo sociale, del tempo politico di viversi le cose, in contrapposizione invece appunto alla privatizzazione, appunto a rendere profitto ogni campo, dalla salute alla scuola alla cultura. E quindi abbiamo creato, diciamo, una mega cornice alla manifestazione, a cui poi hanno aderito chi voleva, e l'abbiamo chiamata Il Movimento Fa Bene. Il movimento inteso come i movimenti, ma anche come muoversi, come attivismo, e quindi attivarsi il più possibile. Abbiamo fatto una serie di video preparatori. Sì, sì. No, no, dicevo quello. Abbiamo portato una serie di video preparatori e poi in piazza siamo andati come fossimo dei corridori di una maratona, con tutti, anche perché c'era il problema del farsi identificare, cioè com'era la questione? La questione era che c'era tutta la polemica sul fatto che i poliziotti non si fanno identificare il numero identificativo, no? E noi abbiamo pensato di farci delle pettorine con dei numeri identificativi, con sopra però dei nomi di artisti conosciuti o di personaggi anche politici o di vario genere. Ovviamente un po' a presa in giro di questa questione e di messa a polemica del fatto che in realtà tutto questo organismo militare repressivo è assolutamente anonimo e anche quando fa operazioni molto criticabili non sono identificabili in nessun modo. Poi il Ministero degli Interni voleva far passare al centro non più le manifestazioni, ma solo gli eventi sportivi. Allora, a maggior ragione, dicevamo, facciamo una manifestazione sportiva sui beni comuni. Anche per questo, quindi c'era questo gruppo di 40 e passa, poi le pettorine le distribuivamo a chi voleva, che correvano ogni tanto durante la manifestazione, facevano degli scatti. Quindi eravamo dei corridori. Questo è un primo video di preparazione alla manifestazione. Grazie.
Il messaggio è un altro tipo di città, no? Chiaramente gioca sull'immergersi, rovesciare, perché diamo per automatiche tante cose della nostra città, sia degli spazi che sono dedicati, sia del come noi ci regoliamo con la città stessa. Poi tra l'altro l'ATAC a Roma è un nodo, nel senso non funziona Parentopoli, quindi chiaro là c'è anche la trasgressione del non pagare il biglietto, cioè, abbiamo avuto diversi messaggi su Facebook sia di solidarietà sia di quindi la soluzione è non pagare il biglietto. Questi sono comunque dei video, però la questione è anche aperta con il mezzo di trasporto urbano. Un po' lungo, sì. Vabbè, prendiamo un pezzettino. Sì. Sono gare podistiche! Il mio numero è 225, rispondo al nome di Donatella Rettore. Oi ti halu, halu molodaya, i pali li sosno od gore do nizo. Rikorit sosna, horit i palaje, ričit halu. Questo più o meno per darvi anche un come provare a fare azione politica classica, però rovesciando certe modalità. E un altro appunto modo, questo è comunque un modo di fare comunità politica in un ambito di appunto di movimenti, quindi comunità politica all'interno delle associazioni, di chi comunque fa azione politica su Roma. E al tempo stesso un'altra delle cose fondamentali è se l'occupare per noi è un modo di agire non illegale ma legittimato dai luoghi che esprimono questa esigenza, perché anche rispetto, non lo so, pensate a Milano, Macao, che era un grattacielo di Ligresti abbandonato da
20 anni, per Ligresti era un bottino finanziario, cioè gli serviva come deposito finanziario per fare soldi su un qualcosa di inutilizzato. Quindi la proprietà privata come dire, abbandono di un palazzo rispetto poi a continue speculazioni, quindi continuo creare palazzi, quindi vuol dire di chi è la città, del costruttore o dei cittadini? E come può un privato privare appunto i suoi cittadini di uno spazio e lasciare uno sfregio quando continuano a fare palazzi? Questa era la domanda di appunto. Sì, poi tra l'altro quel palazzo era utilizzato dallo stesso Ligresti come garanzia per avere i prestiti per poter costruire, non solo quello, ed era un palazzo completamente decrepito da 30 anni, tra l'altro dopo qualche anno è venuto fuori adesso che è lo scandalo che è venuto fuori, no? Quindi non era un'occupazione pienamente legittima, però li hanno sgombrati dopo qualche giorno perché era troppo visibile. Tra l'altro c'erano delle immagini bellissime di questo grattacielo illuminato di blu nel centro di Milano. Sì, anche di più, sì, no, centinaia di persone all'inizio, e poi insomma ci furono l'azione di forza pubblica che risolse la questione. E qua invece vi mostriamo un video legato a un'azione che abbiamo fatto a Teramo. Siamo partiti da Roma in 7, siamo arrivati a Teramo dove c'era un gruppo che voleva occupare uno spazio che storicamente era destinato a laboratori artistici, perché era sotto al teatro di Teramo. A laboratori, alle maestranze, insomma spazi di prova, e invece era dato in gestione come spazio commerciale all'OBS, e poi adesso volevano darlo ai cinesi in questo caso, e noi siamo arrivati a terra, abbiamo iniziato a costruire un'azione di occupazione. Abbiamo cominciato che i teramani erano meno di noi, perché erano in 6, noi eravamo in 7, e siamo arrivati alla fine di questi 4-5 giorni che abbiamo passato lì, e l'abbiamo lasciati che erano in 60 dentro lo spazio. Sì, tra l'altro appunto ogni spazio racconta una sua storia. Questo qui era il teatro all'italiana storico di Teramo, che negli anni 50-60, con una bellissima operazione commerciale democristiana, dove ancora insomma c'è un certo modello di gestione democristiana, è stato tutto diviso in due, quindi distrutta tutta la parte storica del teatro, è stato diviso in due, la parte sopra è diventata sala polivalente teatro, la parte sotto è diventata una standa. Questo negli anni 60. E la parte sopra, che era teatro, è stata data in gestione per tantissimi anni a un giro di amici loro. A bando, per anni e anni, sempre lo stesso giro di persone, il conservatorio che comunque là aveva una sua forza, insomma un suo senso, una sua formazione, non ha mai avuto possibilità di accedervi, fino a che appunto stava scadendo l'OVS al posto della stampa, quando è diventato OVS, l'OVS ha smesso di fare insomma il suo esercizio commerciale, quindi il comune si apprestava a rimettere a bando l'OVS, gli spazi sotto, e sopra il teatro aveva, da lì a poco, da lì a un anno, smetteva di finire diciamo il contratto dell'associazione che aveva vinto il bando, e probabilmente sarebbe stata riassegnata. Allora alcuni teramani sono venuti da noi dicendo: andiamo a fare un po' di casino, perché là ci sono degli scandali dietro, c'è corruzione rispetto a questi bandi, lui si muove, il sindaco ha un potere mafioso in questa città da tantissimo tempo, andiamo a fare casino. E quindi appunto uno spazio che ha una sua vita storica, che è stato ridimensionato, una vita culturale di una città abbastanza ferma, e a quel punto ci hanno chiesto di intervenire, siamo andati a dare sostegno, che è quello che andiamo a fare, quindi andare a dare sostegno, sostegno, coraggio, energia, ma a un certo punto dell'azione poi tocca tirarci indietro, perché sennò non possiamo neanche essere la multinazionale che fa le occupazioni. Può dare sostegno giuridico, politico, artistico, sì, consulenza alla fine, sì. Startup. Thank you.
signora metta, le possiamo mettere. Siamo arrivati alla vergogna più assoluta. La città di Teramo non è più una città, la città di Teramo è in stato di polizia, è in stato di arresto. Che si dia inizio all'assemblea pubblica! Allora, l'ordine del giorno di oggi, di questa assemblea, è discutere tutti insieme di cosa facciamo di questo spazio. Cioè, noi l'abbiamo sottratto agli interessi privati, agli interessi, ai profitti privati, perché da 60 anni qua dentro fanno interessi privati, l'hanno svenduto e venduto per i propri interessi. Però questo spazio rimane di tutti. Allora, semplicemente oggi cominciamo a ragionare cosa vogliamo fare di questo spazio insieme, e da domani, da adesso, da subito, cominciare a costruire tutti insieme questo luogo, farlo diventare bello e vivo come non è mai stato, sostituire i manichini che c'erano prima con delle cose che per noi sono un po' più intelligenti, con delle cose che per noi sono un po' più belle, mettendoci i corpi, mettendoci le nostre persone, mettendoci i nostri desideri, mettendoci le nostre vite. Si mormora che l'ex manicomio diventerà un centro commerciale, anche quello. Qui un centro commerciale, San Nicolò un centro commerciale. Ci stanno privando della nostra identità di esseri umani. Stiamo diventando consumatori. Vogliono solo che consumiamo. Centro commerciale, mettiti là dentro, riscaldamento a palla, musica e colori, e sono tutti contenti. Non siamo contenti. Io voglio di più, lo voglio per me, lo voglio per mio figlio, lo voglio per tutti i ragazzi di Teramo. Credo che sia arrivato proprio il momento di decidere da che parte stare. Quante volte in questa città vi hanno detto ma tante le cose non cambiano, è sempre la stessa cosa. Cazzo, adesso cambiano! Quante volte dicono ma voi protestate su internet, ma poi in piazza non ci andate mai, non lo fate mai dal vivo, lo fate solo a livello virtuale. Eccoci, siamo qua, siete qua. Questa iniziativa è una scintilla. Adesso però il fuoco vero ce lo dovete mettere voi, perché i ragazzi che stanno qui da soli non ce la possono fare. Da soli non ce la possono fare. Siate uomini liberi e soprattutto siate uomini, siate donne forti, assumetevi anche la responsabilità morale, intellettuale, di appoggiare questa causa, di dirlo anche agli altri che oggi qui hanno paura a venire, perché hanno paura che qualcuno possa dire, hai visto, sei andato là, quindi sei pure tu un bolscevico. Qua si tratta, ragazzi, di destra o sinistra, è un gruppo di artisti, difendeteli! Il compito degli artisti non è quello di fare profitti con la cultura, è quello di stringersi intorno a una comunità e raccontarle il suo presente, e ci sta una differenza chiarissima tra una società che non è in grado di raccontare il proprio presente e una società che è in grado di farla. Sono due diverse categorie di uomini, si tratta di sudditi e si tratta di cittadini. Allora io vi dico, Teramo, che qui dentro, è la prima volta che vengo a Teramo, città stupenda, e vi dico che qui dentro voi avete una risorsa incredibile dal punto di vista di cittadini, che sono tre giorni che sopportano il freddo, le minacce, le intimidazioni squallide, volgarissime, di questa amministrazione, e avete degli artisti straordinari. Allora Teramo, riprenditi Teramo! Regaliamoci un tramonto e un'alba. Il tramonto di certi personaggi, di certe logiche, di certe frasi. Bravo! Facciamogli capire che abbiamo capito che erano servi anche quando si credevano padroni. E facciamoli tornare ad essere servi. Mi viene quasi da voltarmi di là dalle sbarre. Ci
ci sono dei capelli colorati, è già uno spazio di teatro. Lavoro? Boh, non ce l'ho più, è finito, dopo 15 anni è finito il lavoro. Quando poi sono entrata qui, sì è vero, mi sento ancora più fuori perché tante volte ancora le domande ci sono, ma poi c'è uno spirito proprio di insegnamento, quasi di lasciare veramente un segno alle mie figlie rispetto a quello che è un ideale puro, perché spendere non ha senso. Oggi almeno nelle case... La polizia può passare alla porta di lato in cui non c'è nessuno. Sì! Entrate! Questo posto è vostro, ve lo dovete conquistare. I diritti si conquistano anche contro le forze di polizia che fanno gli interessi dei familiari del sindaco, magari. Ogni persona che entra dentro questo spazio, ogni persona che entra dentro questo spazio è una persona libera. Siete liberi anche se ora me ne fregate, poi quella notte voi c'eravate. Noi liberiamo gli spazi, noi li occupiamo, noi riapriamo quello che voi avete chiuso. State difendendo poteri forti, state difendendo interessi privati, vergognatevi. Se avete preso per... della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. Non avete più il mandato del popolo, non avete più la delega del popolo, non siete più nessuno. Ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare e grideremo ancora più forte per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Succedere in una cittadina come Teramo in cui questa cosa non era mai successa ed è stato proprio un risveglio dopo appunto la Sala Cinesca è stata riportata giù, però è stato simbolico tirarla su in quel momento in cui c'era un'assemblea di più di 300 persone là fuori e ha permesso alle persone che hanno avuto il coraggio naturalmente di entrare a formare quel gruppo che poi è rimasto là dentro, purtroppo dopo un mese è stato sgombrato, però questo è un esempio, questo è proprio un esempio di un'azione che genera una comunità. Dopo la difficoltà successiva sta nel fatto che questa comunità deve avere la capacità di creare partecipazione nella cittadinanza e immaginare poi un modello anche di gestire con la partecipazione uno spazio.
modo tale da avere quella legittimità, quel consenso che ti permette di evitare che poi vengano a sgombrarti. In questo caso è stato dopo un mese, c'erano poche persone dentro che presidiavano, insomma c'erano stati dei problemi proprio di presenza anche fisica. Però questo è proprio un esempio di azione di questo tipo e mi dico che a rivedere questa cosa dopo mesi mi viene ancora, sì, mi viene ancora proprio quasi la lacrimuccia perché è stato un momento molto molto emozionante. Sì, penso che sia comunque fondamentale in questo caso che ci sia un nucleo di base, che ci sia un nodo relativo a uno spazio, a un fatto della città, giusto per fare un po' di analisi, e delle parole d'ordine che siano aggreganti, quindi che ci siano delle persone desideranti verso un obiettivo, anche semplice di breve durata. Cioè, la cancellazione del bando magari potrebbe essere un primo obiettivo, e poi ricapire insieme, riformulare insieme anche con gruppi di persone che non si conoscono, perché questo è successo al Valle, questo spesso succede quando si occupa dei posti, che il gruppo iniziale si allarga a degli sconosciuti che però hanno lo stesso desiderio. Allora là la comunità desideranti diventa più difficile da gestire, ma più forte se si riesce a creare il consenso unanime, in modo tale che gli obiettivi di media durata iniziano a diventare di lunga durata, in modo tale che le prime forme di organizzazione basiche diventano prime forme di organizzazione. Primi modelli anche di fiducia tra persone che non si conoscono, primi responsabili o referenti di settori, dalla comunicazione al referente tecnico, sono tutte messe in carico di responsabilità e di fiducia, con l'affiancamento di persone che magari vogliono essere anche loro dei tecnici, e quindi succede che poi ci si palleggia insieme. Questo è successo in quasi tutte le occupazioni, no? Ma anche in tutte le nascite di gruppi in cui si creano una serie di gruppi diversi, specializzati in delle cose, però la cosa importante è che ci sia un innalzamento dei saperi. E quindi, appunto, se uno ha una comunità desiderante, dei nodi da risolvere e degli obiettivi di breve e poi diventano media e poi diventano lunga durata, i nodi che possono diventare più difficili, cioè affrontare la polizia, affrontare la politica, diventano meno difficili da affrontare, perché quello che sembra un obiettivo assurdo, cioè l'occupare o prendersi in carico, magari appunto senza per forza fare un'azione legale, però prendersi in carico un teatro, prendersi in carico una piazza che è stata mai gestita, che diventa una cosa, oddio, ma non siamo abbastanza, non ce la faremo. L'atto desiderante, l'immaginazione creativa di un collettivo diventa una forza che poi genera delle energie che non ti aspetti. Rispetto a una cultura speculativa, che è la nostra, cioè di assorbire energie, di stressarci, di spendere delle energie senza ricevere niente in cambio, queste azioni sono generative. Non so come, probabilmente sono atti psicomagici in qualche modo, sono cose che la città stessa risponde. Chi magari era inattivo da 20 anni improvvisamente si sente richiamato in causa. Il pensionato ormai sfiduciato vede dei giovani e diventa di nuovo giovane. Il ragazzetto che prima magari si faceva solo le canne dice: vabbè, adesso mi faccio le canne con qualcun altro, adesso sto scoprendo che mi piace fare delle cose, adesso magari mi faccio pure meno canne e imparo a fare il tecnico, non lo so. Però sono azioni generative. Quindi uno deve sempre mettere in conto che la breve durata, la media durata e il gruppo iniziale, se c'è una comunità desiderante, se uno ha seminato bene, portano dei frutti. Proviamo a lavorare. Iniziamo un po' sul lavoro, proviamo a fare un lavoro un po' pratico adesso. C'eravamo immaginati adesso in questo momento della giornata, non so se magari dividendoci in questo caso in due gruppi o se no anche tutti insieme, meglio due gruppi, immaginare nella vostra città,
in questa città, immagino. Quale può essere uno spazio, un'azione su uno spazio che voi individuate come uno spazio di tutti, un bene di tutti, un bene comune, come di cui ne abbiamo parlato fino adesso, e che azione immaginate? Cioè, vi prendete una mezz'ora e cercate di elaborare insieme, discutendone, un'azione che pensate di possa essere possibile per costruire un immaginario attorno a questo spazio, per comunicare alla cittadinanza, quindi anche ci sono codici relazionali, codici comunicativi tipici, no? Di una città, di un territorio. Ovviamente Teramo è diverso da Roma, è diverso da Gioia del Colle, non è la stessa cosa. È anche per questo che è importante che si costruisca sul territorio, da chi vive il territorio, un immaginario, un'azione di questo tipo. Quindi, insomma, questo lavoro è... Sì, quindi immaginate appunto un'azione fatta da una prima comunità di base riferita a uno spazio che può essere una piazza, un qualsiasi spazio che volete far che volete trasformare. Quindi delle azioni iniziali che possono essere generative rispetto a... a quello spazio, però immaginando come comunità iniziale, quindi non ancora la gestione dello spazio, ma più come si può scattare una svolta, esatto. Lavorate in gruppi da 5, siete 10, ci sono dei manifesti là? Va bene, dai, siete... Vabbè, anche Marica, tu lavori, no? E lavorate con la modalità del brainstorming. Esatto, raccogliete delle idee, buttatene tante, quelle che più vi convincono che sono fattibili, le iniziate a scrivere sul cartellone, in modo tale da creare una sorta di ok, chi siamo, che comunità siamo, quale spazio scegliamo, quali possono essere azioni di trasformazione, come le comunichiamo, ok? Poi facciamo un altro lavoro invece più grande di gestione di uno spazio e di creazione di comunità. Quindi teniamoci adesso ancora alla fase, diciamo, primitiva, l'innesco, chiamiamola l'innesco. Chiaramente il brainstorming prevede di non limitare il cazzeggio altrui, perché è fondamentale. Quindi, dato che per esempio veniamo ognuno da un paese diverso, possiamo immaginare una comunità, cioè un comune X, no? Ci inventiamo... Scegliete voi, se scegliamo un immaginario, quindi che ne so, un paese che non esiste. Che era la Gambia. Oppure... Che era la Gambia. Cioè, prendiamo... Noi comunque verremo da voi a fare rivoluzione. Sì, se riesce a essere più concreto possibile e anche più semplice è meglio, nel senso un palazzetto dello sport abbandonato, una piazza che un tempo c'aveva un sacco di giostre, adesso non c'è niente, una caserma. Adesso pensate azioni di innesco e di creazione della prima comunità, ok? Facciamo due gruppi da 5 e avanti. Sì, fate due gruppi da 5. Quindi due pennarelli, due pennarelli, due pennarelli a voi. Ci vorrebbero dei tavolini. Sì, la c'è. Tutta sta comodità. Non lo so.
Sì. Deciso di occuparci della biblioteca del Parco Giochi di Sant'Eramo in Colle, che è una struttura che è stata recuperata, insomma ristrutturata, ma che è lì credo da 3 o 4 anni e non è ancora mai stata data in gestione, quindi mai aperta. Abbiamo provato a immaginare quale potesse essere il modo di portare la cittadinanza a condividere la nostra idea, e cioè l'importanza di recuperare questo spazio e utilizzarlo. Premesso che pare ci siano i libri della precedente biblioteca a disposizione di questa nuova, forse sono stati acquistati dei nuovi libri, ma non si sa se ci sono e dove siano. Quindi la prima cosa che abbiamo immaginato di fare è questo nucleo piccolino, diciamo, che ha deciso di recuperare questo spazio, di darsi delle linee guida e di tirare giù un manifesto. Quindi provare a stigmatizzare quello che per noi è l'obiettivo e il modo in cui vorremmo raggiungere l'obiettivo. Abbiamo sottolineato comunicare idea di apertura, nel senso che visto che siamo in pochi e dobbiamo cercare di aggregare gente, dobbiamo cercare di scrivere questo manifesto in modo tale che non dia l'idea di aver già deciso tutto, ma di dare appunto spazio a chi abbia da proporre qualcosa. In un secondo momento abbiamo pensato di contattare scuole, librerie, associazioni, ospedali, tutte quelle strutture private o pubbliche che in qualche modo potrebbero a qualunque titolo partecipare. E ci siamo detti che a quel punto è fondamentale che chi contatta intanto sia radicato sul territorio, quindi sia una realtà conosciuta e abbia una sua credibilità, perché altrimenti crolla tutto. A queste strutture noi chiederemmo da un lato di condividere l'idea, quindi racconteremmo il nostro obiettivo, ma lì dove possibile chiederemo anche un sostegno concreto, che non necessariamente sono soldi, ma possono essere banalmente dei libri da donare per incrementare quello che è a disposizione all'interno della biblioteca. Dopodiché si indice la prima assemblea, nella quale vengono ovviamente invitate tutte queste strutture che noi abbiamo contattato, ma che è aperta a tutta la cittadinanza, anche per capire rispetto alle strutture quante realmente rispondono, e attraverso una serie di mezzi di comunicazione che abbiamo elencato lì in basso, che adesso magari ti dico, quante persone rispondono a questo invito. Alla luce di questa prima assemblea, indipendentemente da quanta gente ha partecipato, noi abbiamo immaginato una giornata di eventi all'interno del parco giochi, che è vero che è recintato, ma che è più semplice, diciamo, da occupare rispetto alla biblioteca vera e propria, anche perché ci siamo detti che potrebbe essere un modo per dimostrare in una singola giornata quante cose si potrebbero fare se ci fosse a disposizione anche lo spazio all'interno.
abbiamo chiamata Cultura Night and Day, perché ci siamo immaginati tante ore, quindi a partire dal mattino fino a quando è possibile, tutta una serie di eventi. Tra l'altro questa biblioteca e questo parco giochi sono vicini ad una scuola, sono vicini alla villa comunale, quindi un luogo dove soprattutto di domenica ci sono bambini, ci sono famiglie, ci sono giovani, e un posto dove abitualmente si ritrovano gli anziani, quindi è facile che anche chi si trova lì per caso abbia modo di rendersi conto che sta accadendo qualcosa. E abbiamo immaginato una serie di eventi da proporre. Intanto book crossing, anche per utilizzarlo come metodo per recuperare i libri ovviamente per la biblioteca. Poi delle letture animate, ci sono una serie di attività, diciamo, che abbiamo immaginato per i bambini. Il fight book, quindi una sorta di lotta, no? Persone che si scontrano, ciascuna portando il proprio libro, ma abbiamo immaginato anche il fumetto preferito, e quindi diano luogo a questa lotta. Praticamente sono tipo dei round di un incontro di box che vengono, almeno quello a cui ho assistito io è così. Ciascuno sceglie un libro e si scelgono dei brani da leggere e c'è poi una votazione per cui uno dei due alla fine vincerà questo incontro di box a suon di citazioni di libri, ciascuno portando appunto il suo libro preferito. Abbiamo immaginato nella parte, diciamo, più serale della giornata musica o cineforum. Uno spazio per la tradizione orale, c'era Patrizia che suggeriva una sorta di certamen, perché non so dove l'abbiano fatto, quindi no. Sono anche persone che scrivono, quindi scrittura creativa, YouTube, proposta sempre con un pubblico che può partecipare. Ma anche rispetto al fatto per il coinvolgimento degli anziani, proprio perché siamo partiti da questa cosa che dal detto che dice che in Africa ogni volta che muore un anziano è come se bruciasse una biblioteca, quindi ci faceva proprio il fatto di coinvolgere gli anziani attraverso la tradizione orale, perché loro magari si dare uno spazio anche a loro, dare facile spazio a loro. Poi abbiamo immaginato dei laboratori sensoriali per coinvolgere eventualmente anche persone diversamente abili con delle difficoltà. Un mini torneo sportivo per bambini, visto che c'è un parco giochi, quindi anche se pare che insomma la struttura non sia proprio eccelsa, però delle piccole giostre ci sono, quindi magari si può immaginare un mini torneo. E poi lei, credo, proponeva l'idea adotta un artista, quindi invitare degli artisti conosciuti che, come dire, si quasi fare una sorta di bando, no? Per cui ciascun artista propone quello che venderebbe è un prezzo e chi partecipa ha la possibilità di acquistare quel piccolo spettacolo, quel piccolo momento e quindi di adottare per quel momento l'artista in questione. Nell'arco di tutta la giornata, al di là degli eventi, quello che abbiamo immaginato di fare è intanto di girare in mezzo alla gente chiedendo sia un feedback rispetto a quello che si sta proponendo e sia delle proposte concrete rispetto alle potenzialità del luogo. Sì, sì, cioè proprio proporsi in maniera... Tanto ormai sono là, non possono scappare, per di più è recintato, quindi... Poi ovviamente abbiamo pensato di trovare il momento di maggiore affluenza, comunque per creare un momento, una tavola rotonda di discussione generale e soprattutto all'esito della giornata di prendere i contatti di tutte quelle persone che poi vogliano attivamente impegnarsi nella prosecuzione dell'iniziativa, perché quelli sono eventi a cui teoricamente può partecipare anche chi semplicemente ha voglia di andare lì a passare due ore diverse. L'idea è capire chi poi è con noi per continuarlo questo percorso. I mezzi di comunicazione che abbiamo immaginato sono tutti quelli che ci sono venuti in mente, quindi il faccia a faccia per strada, quindi il fermare le persone e invitarle a starci a sentire, banalmente radio locali, TV locali e stampa locale, i social network, perché visto che ci sono li usiamo, e poi è venuta anche la proposta di letture animate sui mezzi pubblici, quindi una sorta di piccoli flash mob utilizzando delle performance che catturino l'attenzione, di modo che una volta che hai catturato l'attenzione poi alla gente racconti quello che vuoi proporre e magari fai sapere che in quella data un qualcosa di un po' più articolato rispetto alla lettura animata si potrebbe svolgere. All'esito della giornata di eventi si tirano fuori questi contatti e si fa una seconda riunione, questa volta un po' più operativa, per cominciare a costituire un nucleo un po' più strutturato. E lì ci siamo arenati perché abbiamo perso un sacco di tempo. I tempi di preparazione della giornata, quando dovrebbe essere? In realtà, secondo me, non ne abbiamo parlato, dipende da quante risorse abbiamo noi sei o noi sette all'interno per poter mettere in atto, cioè secondo me la difficoltà non è inventarsi la giornata, ma trovare chi animi tutte quelle cose, quindi... Cioè,
dire, oltre a noi sei, che è poi delle altre associazioni presenti sul territorio che vuole essere coinvolto, che vuole comunque fare qualcosa perché affinché si smuova, faccia parte di questa questione biblioteca chiusa, parco giochi semi aperto che non si capisce. Quindi proprio capendo, ecco perché poi questo manifesto pubblico e cittadino affinché con il coinvolgimento delle associazioni, le scuole, gli ospedali, potrebbe dire chi c'è, chi non c'è. Dobbiamo rimanere insieme, allora a voi, perché finché poi non c'è l'interessamento e il coinvolgimento, ma prima di tutto l'interessamento, cioè dove andiamo noi sì. Allora se a voi non vi interessa che il parco giochi e la biblioteca riapra, che restino chiusi, o no? Che possiamo farci? Quindi se non è, cioè se non no, se a voi la comunità non interessa, allora che resti chiusa, cioè tenetevi la biblioteca. Quindi la realizzazione dipende da quanto coinvolgimento preparatorio e da quanto interessamento prima di tutto c'è rispetto alla cosa, perché se non c'è interessamento non c'è di conseguenza un coinvolgimento. Quindi se io sono interessata alla cosa, cavolo, dico ci sono. Quindi quando c'è l'assemblea, ok, ci siamo, partiamo, facciamo, perché comunque cioè, penso che cioè costruire insieme questo percorso per uno scopo comune, però posso dire una cosa, io personalmente la giornata di eventi, magari se non c'è tanto coinvolgimento iniziale in maniera un po' più ridotta, ma io la farei comunque. Cioè secondo me la giornata di eventi non è solamente, non è la conclusione di un percorso che si è fatto, può essere l'inizio del percorso, cioè per me è il modo per attirare l'attenzione, per cui certo tutto questo viene prima, ma se anche le associazioni non rispondono e se anche siamo solo noi sei a organizzare, io la farei comunque. Magari non ne fai 50 di iniziative, ne fai 5, però è un modo comunque perché la gente che passi di lì si fermi a chiederti che sta succedendo. Certo, se poi anche dalla giornata di eventi non tiri fuori neanche un contatto, magari lì adotti un altro bene. D'accordo sulla tua proposta di farla comunque? Sì, sì, no, io la farei comunque, cioè a prescindere da fare, però 40 giorni, no, un mese e mezzo per la preparazione, tutto l'informazione. Beh sì, anche perché se devi riunirti, scrivere il manifesto, contattare, indire la prima assemblea, da un mese e mezzo d'estate perché siamo all'aperto, quindi se nemmeno, cioè a parte che ne so, vabbè la gente che viene per quel giorno e poi basta, che cioè dire, abbiamo un interesse comune, portiamolo avanti. E ecco perché poi il fatto di raccogliere anche dei feedback, delle proposte per capire che cosa si vuole fare in cioè riguardo al futuro di questo spazio, di questa biblioteca, di questo parco giochi. Dobbiamo essere soltanto noi sei a qua ogni giorno. È un po' come lanciare un anno, no? È una sfida per dire noi possiamo essere attivi, possiamo essere, se siamo tutti operativi, no? In un certo qual senso. Prendiamoci per mano e partiamo, non prendiamoci per mano e partite. Cioè dare il messaggio deve essere quello, noi, non io e tu. Cambiare proprio la mentalità e le modalità dell'agire se si vuole raggiungere uno scopo e creare, come dicevi tu, rompere gli schemi, cominciamo, no? Piuttosto che simulare alla critica anche veloce, cioè dimmi, non si vuole dire una parolaccia, non ci stai facendo una stronzata. Certo, siamo un po' bisognatori. Sì, sì, che comunque suscitare una reazione, poi appunto in base alla reazione che hai suscitato capisci se continuare o fare altro. Molto organico, molto complesso. E che soffriamo da tanto tempo. L'altro gruppo, l'altro gruppo. Chi va? Maica. Chi sono? No, vai, andate. Da Giuseppe, va. Vuoi dare una mano, Giuseppe? No, questo era quello... No, questo era un altro. Però sì, che è un po' d'acqua da pesca? Mi è stato detto che comunque per entrare si entrerà nella biblioteca, no? No, allora si occupa innanzitutto il parco giochi del cominciamo dal parco giochi. Però c'è un giochi è già aperto, per
siccome è sì, allora, aperto è una parola grossa, diciamo che è semiaperto, no? Alle volte è aperto, alle volte non è aperto, perché io sento della gente che si lamenta su Facebook, sulla pagina del sindaco, il portogio che era chiuso, ma com'è, ma mi prendeva, allora, siccome si capisce, cioè è aperto, non è aperto, nel giorno in cui è aperto si fa un'incursione, è là, sì. La biblioteca, la biblioteca, cosa si fa? La si lascia chiusa? No, no, l'obiettivo è quello, siccome sono, allora, per esempio, lo spazio è veramente, io, scusami, ho disegnato più o meno, è tipo quello di entrare, senza fare entrare, no? Ah, quindi entrare? Sì, vi faccio vedere la pianta, com'è che funziona, praticamente che succede? Che abbiamo la villa comunale, che è più o meno centrale, non è proprio il centro del paese, però comunque era una zona, almeno prima quando avevo 15 anni io, il centro, cioè una villa dove si aggregavano tutti i giovani, c'era là, era tutto il movimento. Adesso chissà perché questo movimento è morto, non so se sono morti tutti i giovani, comunque questo è il problema. Allora c'è questa villa comunale, di fronte c'è una libreria, che diciamo che è la libreria più fornita, nonostante sia piccola, la più fornita del paese, che sono gli abitanti. Comunque, accanto alla alla villa comunale c'è questa biblioteca che da ormai da veramente 3 anni che hanno, e prima erano un posto, adesso l'hanno trasferita in quest'altro posto, e c'è questo bando ufficioso, non ancora ufficiale, dove dovrebbero riaprire questa cosa, si chiama, non si sa, a settembre, ogni anno si dice settembre, sono passati 4 settembre. Le 5 stagioni di Teramo, le 5 stagioni di San Teramo. E poi praticamente alle spalle della biblioteca c'è il parco giochi, di fronte alla villa comunale dall'altra parte c'è una scuola, c'è cioè una scuola elementare. Qui abbiamo il lungomare, veramente la zona di passaggio dell'Aquila si chiama lungomare, non c'è il mare, non c'è il mare. Quindi diciamo che questa è la situazione. In villa diciamo che è un centro, non ci sono più giovani, ma gli anziani sono rimasti, quello è sicuro. E in tutte le nostre piazze ci sono solo gli anziani. Gli anziani quelli ci sono. Quindi comunque è nel pomeriggio, comunque d'estate, in primavera è rimasta una zona di passeggio, nel pomeriggio ci sono i bambini che vanno con le biciclette, così colà. Però fortunatamente si sono riaperte altre piazze intanto con del verde, quindi diciamo che lo spazio di aggregazione non è più la villa che negli anni magari 90-2000, quando io ero giovane, era il punto, il punto aggregante del paese, e adesso i giovani si sono spostati diciamo più nella periferia dove hanno aperto questi altri parchi, e nella villa comunque quindi non risponde a nessuno. E quindi questa è la situazione, e comunque c'è un bel giro. Comunque un bel giro, perché comunque è il punto diciamo centrale del paese. Quel fatto che c'è la scuola, comunque la libreria, è questo. E quindi il parco giochi diciamo che è proprio a ridosso della biblioteca, e con l'ufficialità del bando, che è ancora ufficioso, io ho sempre questa cosa qua, con l'ufficialità del bando, chi prenderà in gestione la biblioteca si dovrà occupare di conseguenza anche del parco giochi. Non so come farà, però questa è la situazione. Però intanto sono passati tanti anni e non c'è neanche. Comunque la vostra opzione simbolica è Night and Day, cioè c'è l'apertura simbolica della biblioteca. Sì. Perfetto, cioè si crea questo evento affinché si aprano diciamo i riflettori su quella che è la situazione in biblioteca, che è chiusa ormai da anni, che vive nel buio. Diciamo la nostra riflessione non ci ha portato a un progetto così ben strutturato come il microfono. Dicevo, la nostra riflessione non ci ha portato a formulare un progetto ben strutturato come il loro, però siamo partiti diciamo dal fare una serie di considerazioni su quella che è poi la realtà dello spazio urbano di Gioia del Colle, per come è vissuta dai suoi abitanti, quali sono magari potrebbero essere criticità, gli spazi abbandonati in primo luogo che possono essere diciamo occupati e destinati a un nuovo riutilizzo, e ce ne sono tanti su tutto il territorio comunale. Però diciamo, cercando anche di essere sintetici,
siamo anche partiti dal cercare di capire quali fossero poi le necessità del riutilizzo e qual è un po' la vita. È il confronto che magari viene fuori anche con il passato, comunque a livello di iniziative sociali, culturali, associative, rispetto a 15-20 anni fa, adesso siamo messi molto meglio, ma manca magari l'organicità delle proposte, cioè l'unità proprio la coesione fra le varie realtà. E poi un'altra tematica, diciamo, forte, partendo magari a un esponente delle giovani generazioni, è proprio il futuro che spaventa, la mancanza del lavoro. Diciamo, il discorso sarebbe molto molto ampio, poi diciamo, dovendoci focalizzare, sicuramente diciamo, anche sull'idea di Marica c'è la necessità di avere un movente forte, cioè un motivo comune che tenga insieme le persone, perché forse una appunto delle criticità di Gioia è proprio questa, se non la maggior criticità, tanto spesso ne abbiamo parlato, il fatto che non si riesca a creare questo movimento unitario. Poi andando più sulla realtà, cioè cercando di capire quali fossero magari i posti, le aree da occupare, abbiamo indicato, diciamo, abbiamo pensato a una serie di aree che sono un po' decontestualizzate dal territorio a causa, diciamo, c'è cioè una zona più periferica che è rimasta un po' tranciata, diciamo così, per via di questi lavori su questo passaggio a livello. Quindi abbiamo pensato magari a delle iniziative che si potessero fare, anche di flash mob, per cercare, diciamo, di coinvolgere i residenti che si sentono staccati dal tessuto urbano, allo stesso tempo sensibilizzare il resto del paese, ma correggetemi se io non mi ricordo tutto. E l'altra criticità che poi abbiamo individuato, uno, diciamo, la presenza di un grande patrimonio storico-architettonico, un po' dimenticato, che alcune iniziative culturali che sono state fatte negli ultimi mesi, l'ultimo anno, hanno un po' rievidenziato, e l'altro, la criticità fortissima delle automobili, cioè la presenza di un traffico cittadino molto invasivo in un comune che poi è piccolo, però anche lì abbiamo pensato magari la necessità di fare delle chiusure al traffico, però spostarsi, fare iniziative più forti, anche lì di flash mob. Io pensavo anche un'azione violenta di occupazione delle automobili, o là, cioè ci dovremmo, cioè, occupazione, dove come occupazione intendiamo blocco, per far capire alla cittadinanza che non c'è bisogno di prendere la macchina per andare a fare acquisti al negozio all'angolo. Sì, siccome questo è un problema, cioè noi abbiamo. No, diciamo. C'è stata proprio una riflessione, secondo me, generale su quelle che sono le caratteristiche e le criticità della vita del comune, del paese in generale. Quindi forse non siamo riusciti poi a elaborare appunto un progetto preciso, strutturato su un'azione da fare, perché forse cioè, ci siamo un po' non persi, cioè, abbiamo riflettuto molto su tutti questi aspetti, che poi sono tanti in un comune alla fine, anche cioè, non è una metropoli, però sono tanti. Quindi io insisto, cioè, abbiamo trovato comunanza su questo. Sì, fino ad arrivare, diciamo, alla necessità di appunto avviare delle azioni che siano allo stesso tempo simboliche ma molto concrete. Qua l'avevo detto, non mi ricordo bene. Ah, il fatto delle sedie, tipo anche azioni semplici, presentarci in queste piazze con delle sedie, dei tavolini per all'incrocio, sì, bloccare l'incrocio delle strade. Quindi al tempo stesso si blocca l'accesso all'automobile e si fa una riflessione sui momenti appunto di convivialità e di incontro fra le persone che abitano la città e in questa dicotomia poi fra la viabilità contro la vivibilità, nel senso che penso, ricordo bene, il discorso è che appunto paese viene percepito, non viene percepito compiutamente, o l'utilizzare sempre la macchina ci fa smarrire la consapevolezza della realtà del paese. Ho presentato un progetto. Con altre associazioni del paese, tra cui anche quella di Giuseppe, l'ARCI, avevamo presentato un progetto che poi non è passato, che era quello di mappare gli spazi pubblici urbani del paese e chiedere ai cittadini con dei giochi, avevamo preventivato tipo un cellophane stampato con la mappa del paese di 6 metri per 6 davanti in piazza. Posso dirvi il costo anche? Sì.
per chiedere alla gente quali erano i posti che vivevano di più e quelli che invece avrebbero voluto vivere di più, per poi quindi creare una carta di un report e darlo al comune, dire al comune che era nostro partner, adesso tu in una delibera ti impegni a organizzare almeno gli eventi pubblici rispetto a tali spazi, perché i cittadini te lo chiedono. E quindi in automatico questa cosa è ritornata nel discorso di viabilità, vivibilità, anche perché 3 mesi fa hanno murato un passaggio a livello. Diciamo, il treno divide, la ferrovia divide una parte e l'altra del paese, solo che una parte è quel centro, l'altra è periferia, e quindi in automatico è ancora... Eh sì. Poi è una strada che passa direttamente in centro, proprio sì. Sì. Dall'autostrada, cioè quella è la strada che, da cui tutti quanti i turisti arrivano come... E Porta Sant'Eramo. Porta Sant'Eramo, è sempre lì, ci hanno diviso. Infatti è l'autostrada che mi manca, non la strada. Che vuol dire hanno murato il comune ha vinto un bando da 3 milioni di euro... Sì. Per interrare la stazione. Cos'è successo? Che questi soldi sì, in paese vanno chiusi. Allora, cos'è successo? Che ha fatto un'azione di forza una mattina, bloccando la strada con delle ruspe e ha piantato dei muri di cemento, dei faldoni di cemento così, che hanno chiuso, sì, bloccando i passaggi, no? E lì ci sono dei sottopassaggi che sono stati vandalizzati in maniera incredibile e l'unico modo per passare da una parte all'altra del paese... Sì, c'è il sottopassaggio buio, luci pedonale, terribile. Sì, aspettando che arrivino i finanziamenti per costruire degli ascensori di vetro. No, cose allucinanti. Una cosa sottopassaggio. Perché i soldi non ci sono ancora arrivati. Cosa? Perché la scusa è che i soldi non ci sono ancora arrivati. Perché ci sono degli ammortamenti. Per non perderli. Per non perdere quel finanziamento, dovevano dimostrare di aver iniziato i lavori. E hanno murato sta cosa. Non è che i soldi ci sono arrivati, se li sono mangiati. Non lo sappiamo ancora, potrebbe essere... Tra qualche anno, quando la situazione rimarrà sempre tale... No, ci sarà la sua fazione del... Per esempio, devono passare da un altro passaggio. Ed è comunque complicatissimo, perché a lui, cioè, tu comunque... Come risultato è che quella zona lì l'hai totalmente tagliata fuori. Aspetta, c'è una zona per cui non si può fare con nei nostri confronti. Sì, quella è la realtà. Allora mi dicevo, perché i cittadini non fanno niente? Sì, esatto, come ti pensavo. Secondo me il prossimo passaggio del vostro lavoro dove... Aspetta. Sì. Vabbè, e quindi l'idea era, rispetto anche... Cosa manca? Sì, sì, e quindi diciamo viabilità. Del piccone che faceva. Ah, sì, e l'idea era che andare a distruggere il muro, fare una cosa. Ah, allora votano me, qualcosa. Sì, bello. No, però comunque andare, perché tipo dicevo loro che tempo fa c'era stata, lo racconto anche a voi, a Barcellona hanno buttato giù in una zona periferica un centro in cui c'era gente che si riuniva, bambini che andavano, una sorta di ex centro sociale che diventava centro di quartiere. E quindi 2 giorni dopo sono arrivate più di 700 persone che hanno cominciato a prendere tutti i materiali, a ripulirli e a ricostruire lo spazio. Che è stato, cioè il video è fantastico, e poi c'è stata una catena di persone che da questo posto si sono fatti 1 chilometro così portando pietre e hanno murato hanno murato l'ingresso del municipio, della parte del municipio della cultura di quella zona. Sì, e allora ci avete questa cosa e noi vi muriamo, cioè, ed era così. Te lo faccio sapere. Di Barcellona, non di Berlino. No. E quindi l'idea era, cioè viabilità, nel senso Giuseppe proponeva, no, chi era che proponeva? Le macchine,
fermarsi, intasare il traffico a un certo punto, quindi uscire ognuno con la propria macchina, parcheggiare in malo modo, sedersi sulle macchine e organizzare questa assemblea pubblica in maniera legale. Sì, bloccare il traffico, fare oppure le sedie, oppure una tavolata, cioè portate un tavolo. Sì, perché fondamentalmente tu non puoi fare un manifesto, penso che tu non puoi fare un manifesto, cioè il principio era questo, che se noi non conoscevamo la modalità di, cioè cosa pensano veramente, non puoi uscire con un manifesto, quindi tu devi dire noi siamo qui per questo motivo, discutiamone e poi butti giù dei punti, senza cioè puntare subito a un evento, perché può essere condiviso quanto no, non lo so. Vabbè, diciamo, personalmente non ho pensato tanto, ma questo non vuol dire che non si possa pensare al discorso di occupare un edificio per farne un centro culturale, banalizzo, perché cioè, dal mio piccolo punto di vista, secondo me questa non è un'urgenza che c'è a Gioia, perché dal punto di vista di uno che è stato fuori tanti anni ed è rientrato, cioè con tutti i limiti, contraddizioni, cose migliorabili, perfettibili, quello che c'è, però secondo me il panorama culturale, la realtà delle persone che gestiscono, che si occupano di organizzare la vita sociale, culturale, a Gioia del Colle, è qualcosa che 10-15 anni fa, quando ero adolescente, non esisteva assolutamente, secondo me. Cioè, io qua, cioè Marica, che ci conosceva, Rosanna non la conoscevo, cioè ci conosciamo da più... più recentemente, però cioè, sta dentro una realtà importante sul teatro, 15 anni fa io non me le ricordo queste, sì magari qualcosa c'era, ma non così, come secondo me c'è stato un netto progresso, per cui non identifico quella come un'urgenza, secondo me invece siamo rimasti fermi sotto questi altri aspetti, non regrediti forse. Forse la mancanza di comunità è data proprio dal fatto che ci sono degli ostacoli per io creare... Diciamo che Gioia sia un paese molto avanzato dal punto di vista culturale. Nonostante tutto, sì. Allora, io proseguirei con un'altra attività, se non siete stanchi. E allora, questo invece vi riguarda molto da vicino, perché riguarda il Teatro Rossini, cioè la prossima attività è siete un gruppo allargabile, avete già fatto una programmazione basica di questo posto, il vostro obiettivo è rendere centrale il Teatro Rossini rispetto alla comunità, quindi allargare la comunità di persone. Già c'è una programmazione, diciamo, basica, però attivare delle modalità di coinvolgimento delle persone, di consapevolezza. Di per sé consideriamo tecnicamente che il singolo spettacolo non è un'attività di allargamento della comunità, lo consideriamo come, diciamo, intrattenimento, come spettacolo. Però, che ne so, fare uno spettacolo che coinvolge nella piazza, che dove tutti coloro che vogliono unire possono danzare, quello è uno spettacolo diverso rispetto a uno spettacolo di semplice palco frontale. Ok, per intenderci la differenza tra spettacolo classico frontale, invece fare delle attività sia spettacolari ma sia di altro genere. Per altro genere, che ne so, appunto, abbiamo fatto una serie di esempi, il pranzo con le compagnie, la cena con le compagnie, il far dormire gli artisti qui, il tempo della complicità, non so se ve l'avevo raccontato, sì, insomma, quindi attuare delle modalità di coinvolgimento e di allargamento della comunità. Tenendovi questa domanda, chi è che è comunità? Quante comunità ci sono dentro Gioia del Colle? Come si può allargare una comunità e cosa si vuole da una comunità e come un centro culturale può migliorare la vita delle persone? Domande proprio piccole piccole. Però diciamo, voi già avete fatto una direzione artistica, già c'è una programmazione basica, ok? Quindi non vi dovete preoccupare, metto lo spettacolo di quello e quell'altro. Degli eventi collaterali, diciamo che il vostro obiettivo è, oltre fare
gli spettacoli che già avete programmato a immaginare delle attività di coinvolgimento delle persone. Okay. Di continuità, assolutamente, consideriamo nell'arco di un anno, due anni, ok? Ok? Sì, che potrebbe essere anche, che ne so, per dire, togliere tutte le poltrone e organizzare a Natale un veglione insieme performativo, oppure far... sì, una tombola però divertente, capito? Anche cambiare le modalità delle cose classiche, ok? L'altra domanda che vi faccio è: chi vorreste coinvolgere, cioè quali associazioni del posto, quali scuole, come, eccetera, eccetera. È chiaro un po' l'obiettivo? Ok. Se vi va, sforiamo di tempo. Noi siamo disponibili a sforare un po' di tempo. Se siamo tutti disponibili. Su questa cosa secondo me sarebbe bene lavoraste veramente tutti insieme, sì, sì. Invece che a due gruppi come prima. Allora mettiamo un cartellone al centro, tu scrivi, diciamo, io devo scrivere. Sì. 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 Ma noi dove? Ti abbiamo preso la taglia! Ciao. Ma io credo che Gloria sia proprio un buon laboratorio. Che tutti gli altri paesi di limitrofi possano. Troia. Troia fai. Troia fai. È vero? E io sono assolutamente d'accordo con quello che dici. Io non sono di Gioia, ma sono arrivata a Gioia 20 anni fa. Sono di un paese limitrofo, qua vicino, un paese sul mare. Quando sono arrivata qua, sono rimasta sconvolta. Beh, mi sembrava un paese strano, molto trascurato. Un paese delle costiere che non sapevo dove. Tutto strano, le strade non avevano senso, niente aveva senso, non si andava al bar, non si prendeva a strano. Devi mettere una cosa, un cappello che non ti vuoi. Tutto strano, vedi, a me